Ho trovato lavoro come infermiere. Sono appena uscito da un colloquio di lavoro. Ho organizzato la ricerca del lavoro in questo modo. Mi sono fatto praticamente una lista di tutti i posti che stanno cercando. Le mie fonti sono state Google, ricerca infermieri e il luogo dove mi trovo, un servizio offerto dall'università che si è rivelato un po' scarsetto di contenuti. Terzo, importante, LinkedIn. Ti consiglio di iscriverti a LinkedIn, che è questo social network del lavoro. Anche per questo video ho preparato un bonus speciale, come al solito lo trovi in fondo al video. Si trovano tante offerte di lavoro che in realtà sono scadute, non sono effettivamente attive, quindi bisogna un po' scavare nella terra per riuscire a trovare quali sono le gemme. Però molti dei contributi che ho aggiunto alla mia lista di possibili luoghi di lavoro sono provenuti anche da LinkedIn. Passo successivo poi è andare su un sito che si chiama Indeed. Forse serve anche per la ricerca del lavoro, ma io l'ho utilizzato invece con uno scopo speciale. L'ho utilizzato per leggere recensioni di persone che hanno già lavorato nei posti in cui io volevo fare applicazione, domanda di lavoro, per vedere che cosa ne pensano. Non fermarti a guardare solo le stelline, leggi anche le recensioni, perché molte recensioni sono visibilmente false. Ovvero, io do per scontato che le recensioni che dicono questo posto ti offre una grande opportunità per la tua formazione, il tuo sviluppo professionale, 5 stelle, quelle lì mi sanno tanto di false. Come ugualmente le recensioni una stella, brutto posto, cattivo rapporto col personale, probabilmente sono state scritte da persone che si sono trovate male, magari per motivazioni che non hanno effettivamente a che vedere con la struttura, ma più che altro con l'individuo. Quindi potrebbero non essere veramente squalificanti per la struttura. Fare questo controllo mi ha permesso di togliere dalla mia lista alcuni candidati, quelli che probabilmente avrebbero condotto a delle brutte prime esperienze lavorative. E se c'è qualcosa che mi spaventa davvero è avere una brutta prima esperienza lavorativa. Va bene avere una brutta seconda esperienza lavorativa o una brutta prima. Ho scritto il curriculum, eccolo qua, formato Europass. Un consiglio, ricordati di firmare il curriculum prima di consegnarlo. Effettivamente questa è una cosa, al limite lo puoi firmare lì, però sarebbe meglio avercelo già firmato. Sto cercando lavoro ovunque, principalmente in casa di riposo. Sembra che sia più facile trovare perché c'è un gran ricambio, ma soprattutto la casa di riposo è quella che ti permette di fare le prime esperienze nel modo più completo possibile, ecco, ovvero ti dà un vasto range di pazienti, quindi un vasto range di campo di applicazione. È vero che ci sono tantissimi ospiti, quindi non ti puoi occupare bene singolarmente di ognuno. Il rischio che diventi un po' catena di montaggio, ma credo stia più che altro a noi cercare di fare in modo che non diventi così. Poi ognuno avrà il proprio obiettivo personale, il proprio reparto in cui vuole andare a lavorare in definitiva. Come quando ho iniziato infermieristica era un mondo vasto e inesplorato, anche la ricerca del lavoro in infermieristica è un mondo vasto e inesplorato. In questo caso mi sento molto più a mio agio a fare un passo alla volta, quindi mi va benissimo avere delle finalità, ovvero degli obiettivi posti a lungo termine, però allo stesso tempo preferisco pensare adesso. Cosa devo fare? Quindi, cosa devo fare adesso? Dopo aver svolto questo colloquio di lavoro, il passo successivo sarà quindi una telefonata. Questa è sempre una casa di riposo, però mi chiedono la partita IVA. Per quanto riguarda la partita IVA, ho sentito tantissime opinioni di tantissime persone e tutte le opinioni erano no. Non farla. Io però sono un po' un bastian contrario di carattere, o meglio dire, mi piace andare dove la gente di solito non va. Prenderò un appuntamento con un commercialista. Madonna, ti rendi conto di essere adulto quando dici frasi tipo prenderò un appuntamento con un commercialista? Comunque, prenderò un appuntamento con un commercialista per parlare proprio di cosa significa partita IVA. C'è una convenienza? Quante tasse dovrò pagare annualmente? Quante entrate devo garantirmi per riuscire a permettermi la partita IVA? Sono tutte informazioni che si trovano su internet, ovviamente, ma io voglio delle informazioni che siano ricamate sul mio specifico caso, sulla mia situazione, sulla mia locazione geografica. E invece adesso sono in attesa di un colloquio di lavoro. In realtà sono arrivato con grande anticipo, in programma di vedermi con un mio amico che passava comunque in zona, ci beviamo un caffè, però
tarda a rispondere. Allora ho pensato, visto che si è ricavato questo piccolo momentino, volevo raccontarti che tipo di inserzioni si trovano su internet. Ho già citato LinkedIn, ma anche generalmente su Google o su altri siti, ce ne sono diversi per trovare lavoro. Ho trovato veramente tante inserzioni di agenzie lavoro che mandano giù tipo, non so, 60 richieste di infermieri per tutte le zone dove si possono trovare. Un altro tipo di inserzione che si trova un sacco su internet è concorso per questo, concorso per quello, concorso per quell'altro, e le inserzioni sono nuove, poi vai a vedere al concorso a cui fanno riferimento ed è scaduto l'anno scorso, quindi quelle sono sicuramente da buttare via immediatamente. Terza e ultima categoria di inserzioni particolari che si trovano su internet sono quelle che riguardano quindi la partita IVA, quindi richiedono un infermiere con partita IVA. Prima di rispondere riguardo a queste, aspetto il confronto col commercialista che avrò a breve. Quali sono gli argomenti da trattare quando ti proponi in un colloquio di lavoro ma non hai precedenti esperienze lavorative in ambito sanitario, come in realtà la maggior parte delle persone che si propone a questi colloqui, perché la maggior parte dei colloqui post laurea sono chiaramente di persone che in ambito sanitario non hanno lavorato. Un esempio è il mio curriculum. Allora, il mio curriculum consta di una paginetta in cui sono segnate le mie scarne precedenti esperienze lavorative, che non c'entrano assolutamente con l'area infermieristica sanitaria, no? Ho fatto un po' il lavapiatti, ho fatto un po' il cameriere, ho fatto un po' l'aiuto chef, insomma ho fatto dei lavoretti in base a quello che trovavo. Ho deciso di includerli comunque nel curriculum, anche perché sennò era vuoto, per passare il messaggio: ho già esperienza in un ambiente lavorativo, ho già messo il naso in un ambiente lavorativo, che per alcuni datori di lavoro potrebbe significare qualcosa. Ecco, se io fossi un datore di lavoro è una cosa che terrei in considerazione. Se la persona ha già provato a lavorare, si è già creato dei costrutti mentali su come funzionare in un ambiente lavorativo. Un'altra cosa che si può mettere nel curriculum è le attività di volontariato. Io le ho tenute fuori dal mio curriculum perché avrei potuto facilmente fare un curriculum di 2 pagine, questa è la verità, ma sarebbero state 2 pagine di esperienze lavorative che non c'entrano un tubo e un sacco di volontariato. Ho deciso di tagliare via il volontariato e, se richiesto, poi esprimerlo a persona durante il colloquio, raccontare quello che faccio. Faccio animazione con un gruppo di ragazzi, più diverse esperienze accumulate qua e là negli anni. Come argomenti da trattare nel colloquio di lavoro, argomenti che potrebbero capitarti e quindi ti consiglio di prepararti, io mi sono segnato in base a quello che mi è capitato. Perché vuoi lavorare qui? Questa è una domanda un po' del tubo. La maggior parte degli studenti cerca il primo lavoro dopo essersi laureati in case di riposo. Secondo me la risposta più onesta e sensata è: cerco lavoro in casa di riposo perché è l'ambiente che mi dà la possibilità di conoscere e di avere prima esperienza diretta con un numero massimo di patologie, un po' come una medicina. Certo, a questo punto, dopo la laurea, avrai già tutta la teoria, avrai anche accumulato alcune esperienze dal tirocinio, però ci sono tante cose che non abbiamo ancora visto, no? E per cui tante prime volte avvengono sul primo luogo di lavoro. C'è una citazione che mi piace molto e che mi sto ripetendo per incoraggiarmi in questi giorni: non aspettare di essere pronto prima di cominciare, comincia quando non sei pronto, perché se aspetti di essere pronto prima di cominciare non comincerai mai. E questo è un po' la prima esperienza lavorativa. Immagino che i primi giorni siano duri per tutti. Comunque, casa di riposo, luogo in cui hai modo di esercitarti da un punto di vista patologico, procedurale, con la più vasta gamma di opzioni, ma anche dal punto di vista interpersonale, relazionale, perché hai tantissimi pazienti e tantissimi parenti. Quindi, dopo esserti fatto una grossa esperienza in casa di riposo, ecco, quella è davvero un'aggiunta di valore al tuo curriculum. Un'altra cosa che ci tengo a dire: ora, molto spesso la casa di riposo, forse da tutti quanti, è considerata come un gradino di partenza, un via vai, ed è in effetti un via vai, è per questo che si trova, specialmente in determinate case di riposo, sempre una grande necessità, una grande domanda di infermieri, perché gli infermieri arrivano lì,
poi trovano di meglio e se ne vanno. Ora, cosa vuol dire di meglio? Dipende dagli obiettivi personali. Certo, se uno ha un reparto preferenziale in cui vorrebbe approdare, chiaramente se ne va nella speranza di riuscire a raggiungere quel reparto, e magari ci riuscirà, perché no? O magari qualcun altro aspira ad avere uno stipendio maggiore, perché no? Non è sicuramente una cosa negativa. Tuttavia, se l'aspirazione è trovare un luogo di lavoro dove si possa esercitare la pratica infermieristica traendone soddisfazione, beh, la casa di riposo è anche quel luogo, per cui sicuramente per tanti è il primo passo. Un altro argomento che si può trattare in questi colloqui, che sono praticamente solo conoscitivi, è invece esperienze di tirocinio. Se ci sono alcune esperienze che hai avuto che pensi siano simili alle esperienze lavorative che poi avrai in casa di riposo, e sono sicuro che ne hai avute o ne avrai, come ne ho avute io, possono essere tirate fuori in questo contesto per dire: sì, non ho esperienza lavorativa in quest'ambito, però in realtà sì, perché in tirocinio ho fatto esattamente queste cose, mi sono trovato in situazioni simili, quindi non parto completamente da zero, non sono una lavagna bianca, ma un'idea me la sono già fatta. Ultimo argomento da poter trattare invece è la tesi di laurea. Questa potrebbe essere in una fase molto più colloquiale del colloquio di lavoro. Potrebbe essere passato un certo periodo dal momento in cui ti sei laureato al momento in cui cerchi lavoro, quindi ti consiglio magari di rileggerti almeno l'abstract, perché questa è una domanda che potrebbe effettivamente capitarti. A me non è ancora stata posta su due colloqui di lavoro, vediamo questa nel terzo. Ancora, se ti viene in mente qualche idea di domande da porre o qualche consiglio per i colloqui di lavoro, adesso invece tratto quali sono le prime domande che mi sono venute in mente da porre. Ora, queste domande ti chiedo, se te ne vengono, se hai suggerimenti da darmi, di scrivermele, domande da porre tu personalmente al colloquio di lavoro. Le prime cose che mi sono venute in mente è come funziona il reparto, quindi come lo staff si divide il reparto, come sono i rapporti dal punto di vista lavorativo, ovviamente dal punto di vista caratteriale no, quello lo scopriremo vivendo, quindi anche come lo staff si divide il lavoro, quanti pazienti ci sono, quali sono le patologie più comuni, anche se la risposta a questa domanda, se parliamo di casa di riposo, è le patologie più comuni sono tutte. Ultimo argomento da trattare è la burocrazia. Ora, sì, la ricerca del lavoro comprende anche un po' di burocrazia, ed è una burocrazia di cui, ecco, io personalmente mi trovo piuttosto impreparato, perché anche le mie prime esperienze lavorative erano, come puoi immaginare, assolutamente prive di burocrazia. Quindi contratti, tredicesime, ferie, stipendio lordo, stipendio netto, sono tutte cose che sto imparando adesso sul campo, un passo alla volta. La cosa mi mette un po' in difficoltà, lo ammetto, nel senso che mi sembra di essere di fronte a qualcosa di enorme e sconosciuto, e mi sento come se dovessi già conoscerlo tutto, però la verità non è così. Questo genere di cose, lo so, si imparano un passo alla volta quando te le ritrovi davanti, si imparano anche sbagliando. Quindi forse un grosso passo per me in questo momento sarebbe accettare l'idea di compiere delle scelte un po' a caso, vedere come va, e se va male imparare, e se va bene imparare. Sì, questo è quello che mi racconto alla luce del fatto che non ho ancora cominciato e che tra poco avrò il mio terzo colloquio di lavoro. E sono appena uscito da un turno, volevo presentarmi in stati un po' più presentabili, però questa è la verità. In descrizione ti ho messo alcuni testi che potrebbero esserti davvero utili per la ricerca del lavoro. Ora, sono andato alla ricerca di questi testi dopo aver già trovato lavoro, quindi non sono dei testi che ho utilizzato personalmente, ma mi sarebbe piaciuto. Ci sono tanti piccoli atteggiamenti che assumiamo che possono essere controllati e veramente danno un'impressione diversa e servono magari a non a mascherare, non a mentire, ma semplicemente a presentarsi meglio. Ora io sto dicendo queste cose, ma so che avrò un aspetto da schifo e sono stanchissimo, però posso dirti questo: sono stanco ma sono soddisfatto. È stato un buon turno. Non penso che tu abbia bisogno che te le racconti. Ecco, quando delle persone si trovano sulla stessa lunghezza d'onda perché stanno affrontando